Ma vedi un po' se mi devo mettere a stirare i fondali fotografici, io già non c'ho voglia di stirare in generale, figurati se ho voglia di stirare i miei fondali. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Questo video è leggermente differente proprio perché è il mio primo video che realizzo in collaborazione con un brand. Il brand che mi ha appunto permesso la realizzazione di questo video si chiama The Backdrop ed è un sito online specializzato nella realizzazione di fondali fotografici, ovvero su questo sito troverete appunto tutto quello che ha a che fare con fondali fotografici e null'altro, quindi fondali, stativi e tutti gli accessori che possono servire per, diciamo, avere il proprio fondale fotografico personalizzato nelle proprie fotografie o video. Parto col dire che questo video non è sponsorizzato da questo brand, quindi in alcun modo non mi stanno pagando per realizzare questo video, semplicemente mi hanno omaggiato di quattro backdrop che ho scelto io e semplicemente appunto ho voluto realizzare un video e mi hanno chiesto di parlare a video ed esprimere le mie opinioni su questi background. Non sono un amante di questi background fotografici o per video, però comunque ci può stare utilizzarli ogni tanto per avere un contenuto differente e soprattutto possono essere utili a tutti quei fotografi che ad esempio sono specializzati in fotografia ritrattistica un po' più creativa. In questo video vi mostrerò i quattro fondali fotografici che ho scelto. Vi parlerò del materiale, di come sono realizzati e se hanno un'ottima resa sia in foto che in video, per quello che appunto ho potuto provare. I colori che ho scelto sono questo che trovate alle mie spalle, poi ho scelto un effetto legno, un effetto marmo molto scuro, diciamo un background quasi nero con degli sprazzi di grigio, e poi ho scelto una sorta di rosso che richiama un po' l'inferno. Vediamo quindi in questo video come si comportano questi fondali fotografici. A primo impatto i fondali fotografici non sembrano male, anche perché ho potuto compararli ad altri fondali fotografici della marca Neewer che erano già in mio possesso e devo dire che la qualità del materiale si nota soprattutto al primo tatto. Questo perché ovviamente sono fondali che vengono stampati a macchina, quindi non possono essere realizzati in cotone, bensì il materiale per lo più plastico, diciamo, e questo ci permette ovviamente di poterli stirare a basse temperature, ma soprattutto di non avere grinze e pieghe anche se piegati e poi riaperti. Una cosa che ho notato è che non è proprio necessario stirare questi fondali proprio perché si possono, diciamo, trovare altre soluzioni per poterli mantenere tesi e quindi eliminare quelle grinze che si vengono a creare. Nell'utilizzo fotografico sono davvero ottimi perché ovviamente anche se dovessero crearsi delle grinze o pieghe, semplicemente si potrebbero togliere in maniera molto semplice, semplicemente con del fotoritocco, mentre per i video è molto più necessario avere un background pulito, questo perché ovviamente a video è difficile fare il fotoritocco. Come potete vedere qui alle mie spalle ci sono piccoli difettucci, dato che sono comunque appesi, abbiamo queste sorte di pieghe, ma vi voglio mostrare ora come ho risolto questo problema appunto per tendere di più il backdrop. Innanzitutto appunto ho cercato di tendere la parte superiore, semplicemente tirando sull'asta che la regge, poi invece in basso ho, diciamo, avuto l'inventiva di utilizzare delle semplici clip da cancelleria con degli elastici attaccati agli stativi in modo che tirassero, e nella parte bassa ho attaccato un piccolo contrappeso e in questo modo ho risolto semplicemente tutte le pieghe che sono presenti sul fondale e vi mostro adesso effettivamente di cosa sto parlando. Come potete vedere, infatti ora qui non sono presenti più grinze e soprattutto se mi muovo, il vento che genero muovendomi non va a creare quell'effetto onda sul background, il che è molto importante specialmente per la realizzazione di video. Ovviamente i background che trovate sul sito sono disponibili in tantissimi colori diversi e soprattutto con differenti motivi. Quindi trovate background colorati semplici come può essere questo alle mie spalle, trovate comunque dei colori plain, quindi semplicemente un solo colore di tutti i colori, e sono davvero tantissime le sfumature disponibili sul loro sito. Trovate poi effetti marmo, effetti legno, effetti pietra, quindi diciamo che a livello creativo basta semplicemente dare un occhio su quello che è il loro sito e scoprire effettivamente tutte le tipologie di background che hanno disponibili. Non mi sono informato molto su questo brand, anche perché ho accettato subito la collaborazione, dato che ho dato uno sguardo al sito, mi è piaciuto comunque come era realizzato, ho detto perché non provarlo e soprattutto portare qualcosa di diverso sul canale. Ovviamente i ragazzi di The Backdrop mi hanno offerto uno sconto del 20% a chi acquista tramite questo video, quindi semplicemente vi lascio qui sul video e sotto in descrizione il codice sconto che potete utilizzare per acquistare questi backdrop sul loro sito, e devo dire che non sono nemmeno molto
costosi. Ovviamente dipende anche in base al taglio che utilizzate, perché sono disponibili in diverse misure, e ovviamente date uno sguardo al sito, perché si parte da circa 1 m, 1,20 m x 1,50 m fino ad arrivare a misure molto grandi di anche 3 metri e più, quindi si adattano sicuramente a qualsiasi esigenza. Questo che sto utilizzando alle mie spalle è molto più adatto per portrait fotografici o video, appunto, perché si estende più in altezza e non in larghezza, ma ho comunque scelto due tipologie di tagli. Ho scelto due background di questa dimensione e due molto più larghi, 2 m x 1,50 m mi sembra, così da poter realizzare anche delle angolature un po' più ampie e farvi vedere appunto come rendono sia in foto che in video. Ovviamente tenete conto che la resa sarà pressoché simile, e ovviamente il vantaggio di utilizzarli per fotografie è quello di poter effettuare del fotoritocco per rimuovere eventuali pieghe o imperfezioni che si vengono a creare sul backdrop. Ovviamente è possibile anche in video cercare degli escamotage per rimuovere queste problematiche, semplicemente basta allontanarsi dal backdrop così da poter sfruttare lo sfocato della fotocamera per eliminare un po' quelle che sono le piccole imperfezioni. Una cosa che sto notando, specialmente notando in camera, è che innanzitutto ovviamente la luce è molto soffusa, ma l'ombra non viene proiettata e catturata in maniera molto forte dal backdrop. Ovviamente dipenderà sicuramente anche dal colore che utilizzate, ma quello che mi piace è che soprattutto, diciamo, non cattura la luce in maniera riflettente, ovvero riflette leggermente la luce ma non lo fa in maniera molto spinta. Questo ci permetterà di utilizzare delle luci anche molto frontali a quello che è il soggetto e non avere dei riflessi particolari su quello che è lo sfondo. Passiamo adesso ad analizzare l'altro backdrop, quello che io chiamo rosso inferno, così vediamo anche la resa in base ai vari fondali. Questo qui che adesso vedete alle mie spalle, come potete vedere, non è stato ben stirato, o meglio, volevo farvi vedere appunto la differenza da uno stirato e uno non stirato. E come potete vedere, a parte queste grinze che sono dovute appunto alla piega del tessuto stesso, di come era stato appunto piegato quando è stato spedito, ma si possono semplicemente rimuovere con il metodo che vi ho mostrato prima, e questa è una cosa davvero eccezionale. Ovviamente se lo utilizzate per fotografia basterà semplicemente utilizzare un timbro clone, un pennello correttivo al volo, per mandare via queste pieghe che si sono create. Ho provato adesso ad installare le molle e il contrappeso sulla parte bassa, e come potete vedere sono quasi già del tutto sparite. Ovviamente nel caso in cui dovessi aggiungere altre molle che tirerebbero appunto qui a destra e a sinistra, dato che ho aggiunte solamente nella parte bassa, sicuramente aiuterebbero di più a tendere questo background e a rimuovere appunto quelle che sono le pieghe. Come potete vedere, anche questo backdrop cattura bene quella che è la luce che mi sta colpendo, anche perché sto utilizzando un softbox davvero molto grande, e soprattutto alle mie spalle è presente una parete bianca col televisore, quindi il televisore dovrebbe anche riflettere quella che è la luce che è presente qui alla mia destra, ma ovviamente non passa alcuna luce attraverso questi backdrop, ovvero se posizioniamo dal retro una luce molto forte sarà visibile, ma non si vede appunto quello che è presente sul retro di questo backdrop, come invece avviene con quello che ho provato della Neuwer, che è il mio fondale nero, che si vede anche appunto toccandolo a mano e guardandolo in controluce la differenza di quelli che sono i materiali. Vi starò lasciando in questo caso dei video che passano appunto su questo video proprio per farvi capire di cosa sto parlando. Passiamo adesso invece a capire quelle che sono le altre dimensioni e vediamo quindi un'inquadratura leggermente più larga. Quest'altro che vedete alle mie spalle è la dimensione da 1,50 m x 2 m di larghezza, e questo ci permette appunto di avere una visuale molto più ampia. Non ho potuto estenderlo al massimo dato che la barra che ho posizionata in alto raggiunge massimo 1,20 m, quindi capite che ho comunque ancora 80 cm rimasti per poter estendere ancora di più questo fondale, semplicemente utilizzando delle estensioni per la barra superiore, e come potete vedere risulta anche abbastanza realistico. Ovviamente riflette un po' di luce su questa parte, dato che comunque la luce è posizionata molto frontale, laterale a me, ma su questo lato mi piace davvero tanto l'effetto che restituisce. Ovviamente considerate che a video l'effetto è diverso rispetto a quello che viene ottenuto utilizzandolo appunto per fotografia, anche perché si può giocare un po' di più con mascherature anche su quello che è il fondale, quindi
quindi magari accentuare il contrasto o quella che è la chiarezza dell'immagine semplicemente utilizzando una maschera, così da poter, diciamo, rendere un po' più realistico quello che è il fondale fotografico. Una cosa che ho apprezzato molto è la stampa, che risulta essere davvero di qualità, e soprattutto i colori non sono quei colori spenti che appunto rendono tutto leggermente più slavato, bensì, devo dire la verità, la stampa è in alta risoluzione e mi piacciono davvero i colori come sono riprodotti. Queste ovviamente sono le mie più semplici opinioni, e potete anche voi magari provare ad effettuare un acquisto sul loro sito. La spedizione è anche molto veloce, ovviamente dipende anche dalla vostra posizione, però devo dire che soprattutto mi hanno colpito per la loro qualità, considerando anche il rapporto al prezzo. Il codice sconto che vi ho offerto non è valido per quanto riguarda l'acquisto di stativi e quindi strutture che ci permettono di sorreggere i fondali, bensì è valido solamente sui teli fotografici, quindi semplicemente sui fondali e non sugli accessori, appunto. Quindi tenete bene a mente questa cosa se doveste fare un acquisto, che non si applicherà lo sconto quindi sugli accessori. Adesso proviamo invece ad analizzare l'ultimo fondale e capire quindi se hanno comunque degli utilizzi effettivamente utili per quanto riguarda la fotografia e la realizzazione di video. Questo è l'ultimo fondale che ho scelto, stessa dimensione, quindi 1,50 m x 2 m, e come potete vedere, nonostante io abbia stirato solamente il primo, devo dire la verità che anche tendendoli con quelli che sono degli elastici e delle pinzette, come potete vedere, quasi tutte le imperfezioni vanno via, e questa è una cosa davvero ottima, considerando soprattutto che questi fondali li porteremo spesso a giro e soprattutto non avremo sempre la possibilità di stirarli. Mi raccomando, fate attenzione nel caso in cui li stiraste di utilizzare delle temperature basse oppure impostare il ferro da stiro in modalità sintetico, così da non bruciare la piastra del ferro e non bruciare soprattutto quello che è il fondale fotografico. Questo è un effetto abbastanza scuro, diciamo è quasi un fondale nero che però possiede questa sorta di texture con questo grigiastro, questo effetto un po' roccia scura, diciamo, non so come descriverlo, però come potete vedere dà molto contrasto a quello che può essere un video e soprattutto può rendere la realizzazione di fotografie e video un po' più interessanti, specialmente se nei nostri ambienti non ci sono particolari diciamo angolini o comunque mura colorate, quindi semplicemente abbiamo magari una parete bianca vuota, possiamo aggiungere uno di questi fondali e avere comunque un set molto più carino e interessante. Credo di avervi detto tutto riguardo questi backdrop. Ovviamente voglio farvi vedere anche qual è la differenza con un backdrop molto più economico e cheap. Vi faccio vedere quindi come risulta essere a video quello della Newer, che ho pagato all'incirca 10 euro forse su Amazon. Ovviamente, come potete vedere, si nota subito la differente qualità del materiale. Innanzitutto la televisione qui sul retro è completamente visibile, e nonostante un fondale nero che quindi dovrebbe semplicemente mascherare tutto quello che è presente sia al retro ma soprattutto la luce, come potete vedere è anche molto riflettente, risulta essere un nero molto grigio. Ovviamente questo non ve lo sto dicendo semplicemente perché i backdrop me li hanno regalati, bensì vi sto mostrando proprio a video quelle che sono le differenze. Teniamo conto comunque che la Newer o qualsiasi altro brand non realizzano questi fondali fotografici, e soprattutto se sono realizzati in questo materiale sono davvero molto economici, cheap, e soprattutto non garantiscono un ottimo risultato. Anche questo alle mie spalle non è stato in alcun modo stirato, e nonostante io lo tenessi piegato comunque in maniera perfetta, diciamo, oppure semplicemente buttato lì senza appunto piegarlo in maniera ottimale, come potete vedere presenta un sacco di grinze e anche stirandolo sono difficili da mandare via. Quindi quello che semplicemente voglio dirvi è che i fondali che mi hanno inviato i ragazzi di The Backdrop, devo dire la verità, sono davvero ottimi, considerando soprattutto il rapporto qualità-prezzo. Credo di avervi detto tutto riguardo questi fondali. Se questo video ti è piaciuto, ti ricordo di lasciare un mi piace. Io vi invito soprattutto ad iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo contenuto. Noi ci vediamo nel nuovo anno con un nuovo video. E soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti se darete uno sguardo al sito e soprattutto se acquisterete magari un fondale fotografico. Diciamo che sono indirizzati, come ho detto nell'intro del video, specialmente a chi realizza fotografie di ritratto, e perché diciamo questi tipologie di fondali possono essere utilizzati su prodotti molto grandi, ma su fotografia di prodotto un po' più piccola diciamo che è un po' più difficile utilizzarli, specialmente perché sono fondali da utilizzare semplicemente appesi a quello che è uno stativo e non possono essere utilizzati ovviamente sul piano, dato che a quel punto si noterebbe che sono fatti di tessuto
foto e non di PVC. Io vi ricordo ancora che il codice sconto è presente qui sotto in descrizione e anche qui a video. Vi lascio anche il link al loro sito. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Un saluto da Marco. Ciao a tutti!